manifestazioni più attese dalle famiglie che ogni anno accorrono numerose in Piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. È giunto alla sua 19ª edizione il Paese dei Balocchi, l'evento ludico, culturale e solidale che vede ogni anno scendere in campo decine e decine di volontari guidati da Michele Brocchini, presidente anche oggi al lavoro per gli ultimi preparativi, e domani si parte. Domani si parte, effettivamente, come avrei visto, fervono gli ultimi preparativi, come si dice solitamente. Domani però si parte, ci siamo arrivati anche a questa 19ª edizione, sono tante, è una storia dietro da raccontare. Domani siamo qui alle ore, prima con un anticipo alle 20 con l'orchestra giovanile Mosaico, che sono un gruppo di ragazzi capitanati da dei bravissimi orchestrali, e quindi con un anticipo, diciamo, musicale. E poi alle 21.15 abbiamo l'ospite d'eccezione di quest'anno, Pino Insegno, che poi al termine di questa chiacchierata consegneremo la fascia da sindaco del Paese dei Balocchi di quest'anno. Proprio su questo palcoscenico? Proprio su questo palco, che è nuovo, adesso ancora è in fase D, ma sarà un palco molto grande, molto bello, con un grande... già si possono vedere luci e insomma tutto quello che di più importante avverrà quest'anno al Paese dei Balocchi avverrà in questo palco. E non mancheranno, come sempre, giochi, laboratori e spettacoli anche ispirati alla storia, all'avventura di Pinocchio. Beh, certamente, qui siamo proprio all'ingresso della Casa della Fata Turchina, che è una costruzione fatta dai nostri volontari, come tutte le altre, perché poi non mancheranno anche la balena, che ormai è, diciamo, è la prima costruzione che ha sempre un grande successo, poi il Campo dei Miracoli, e quest'anno abbiamo lo sparabolle qui davanti, che sono... questi oggetti sempre con i carristi, e poi abbiamo quest'anno una cosa nuova che non è di nostra costruzione, ma è il ciclotto, che è una giostra che viene movimentata con diciamo i pedali, e quindi con questa persona che si chiama Michele, e che va avanti la giostra pedalando senza quindi l'utilizzo di elettricità. Quindi una giostra sostenibile. Una giostra sostenibile, un po' come un po' cerca di essere la manifestazione del Paese dei Balocchi. Come dicevamo anche all'inizio, Michele, è fondamentale il supporto dei tanti volontari. Assolutamente, lo puoi vedere e lo possono vedere anche i telespettatori. Chiaramente una manifestazione come questa, se non avessi i volontari che preparano tutto questo, che avrebbe intanto dei costi inaccessibili per poterla gestire. E poi mancherebbe proprio quell'anima della manifestazione, che arriva proprio dal fatto che tutte le cose vengono fatte dai volontari, a cominciare dall'attrazione, come dicevo prima, ma soprattutto tutti gli anni a rimontare le cose. È uno sforzo veramente impegnativo, e fortunatamente dal manipolo di 30 persone che eravamo all'inizio del 2004, adesso siamo, quando sono tutti attivi durante la manifestazione, 150 volontari, quindi questo effettivamente è un grande risultato. Forse più di tutti gli spettacoli e le cose che abbiamo fatto in questi anni. E ricordiamo che poi la manifestazione proseguirà fino a domenica. Sì, la manifestazione dal 17, quindi domani, al 20, e ogni sera ci sono laboratori, spettacoli, giochi, musica, e quindi vari, veramente c'è di tutto, questo grande contenitore dove si può trovare diciamo qualcosa per ogni persona, anche le persone più diverse, sì. Perché ci sono momenti di gioco, momenti anche di riflessione, insomma, quindi ce n'è per tutti i gusti, ma anche per i diversi talenti. Esatto, e anche per i diversi talenti, come il tema di quest'anno.